Mr. Phil. Ci sto dentro questa scena emergente che ha una brutta cera, come un condannato a morte che aspetta l'ultima cena. Tra tanti artisti senza talento, come Africa Miseria, la cosa peggiore che pensano di far roba seria. E uccidono questa cultura come killer serial, con testi che non scriveresti ne manco in prima media. Sarebbe cosa da spaccargli la schiena, chissà che forse poi così non sollevo la media. Gira voce che l'hip hop è morto, ma non vedo croce, come non comunicate, quindi passo e chiudo roce. Odio le orge di parole che mi manda nel pallone. Se sei malato di sta cultura non c'è guarigione. La mia cerchia è la fortezza, i miei fra la guarnigione. Militarizzati come soldati pronti all'azione. Questo è per chi se ne fotte dell'autocelebrazione. Apro un'argomentazione che cattura l'attenzione, come un incidente mortale in coda allo stradone. Aspetti d'arrivare per comprendere la situazione. Quando arrivi il corpo è già coperto e cerchi di un cazzone con il cellulare a fare il video, c'è si gira. Chissà poi chi sarà mai il primo predestinato di questi geni a farsi il selfie in mezzo a un attentato. Sembrano bambini con meno giudizio di un onato, con il pannolino pieno per la merda che han cagato. Gira voce che il hip hop è morto, ma non vedo croce, come non comunicate, quindi passi e chiuderò. Odio l'orge di parole che mi manda nel pallone. Rimanete zitti che magari ci fate un favore. Gira voce che il hip hop è morto, ma non vedo croce, come non comunicate, quindi passi e chiuderò. Roccia. Odio l'orge di parole che mi manda nel pallone. Rimanete zitti che magari ci fate un favore.